Allora, con Alessandro Cupisti, allenatore dello Scandiano, 1:40 dalla vittoria, poi com'è andata e come valuti questo pareggio? Ma un pareggio che a noi purtroppo non serve a niente, quindi è una cosa negativa. Però devo fare i complimenti alla squadra perché ha interpretato benissimo la partita. Abbiamo tenuto dei ritmi bassi e si è fatto delle ripartenze. Nel momento clou, secondo me, sul 2-1 per noi abbiamo sbagliato, e bravura anche del portiere avversario, 2 o 3 gol clamorosi, però questo è l'hockey, gol sbagliato e poi in fondo una palla rimasta lì, abbiamo preso il gol. Nonostante tutto ci abbiamo creduto fino in fondo e avevamo quasi riprovato, però niente, finita così, merito al Seregno che è stato bene in pista e niente, merito ai miei ragazzi, continueremo a lavorare e ci prepareremo per il campionato sperando che a questo punto gli atleti siano tutti e che siamo almeno 7. Ecco, tra l'altro ritmi bassi hai detto, una squadra che parte molto da dietro e punta molto sulle accelerazioni improvvise, è una scelta o una necessità questa? E purtroppo è una necessità perché noi giocavamo fino all'anno scorso in un'altra maniera, però purtroppo siamo corti e abbiamo sbagliato qualcosa all'inizio, quindi abbiamo corretto il tiro in corsa e lo correggeremo per arrivare pronti dall'inizio di gennaio. Tra l'altro invece la difesa mi sembra uno dei punti forti della tua squadra, con un portiere che sembra avere sempre un'ottima posizione. No, ma tutta la squadra sono ragazzi che si sacrificano. Stasera c'era Jacopo in porta, quando c'è Vecchi, io ho due portieri di qualità, tutti e due devono crescere, imparare di testa a diventare bravi, perché c'è gente che non è assolutamente abituata a giocare in A2-3, immagina giocare in Serie A1. Grazie Alessandro.